Proverbi 3:5-7. Muoviti ed egli ti benedirà. Hai presente quel languore pomeridiano, quello che ti coglie quando all'improvviso ti viene voglia di mangiucchiare qualcosa? Sei in piedi davanti al frigorifero, con lo sguardo fisso, mentre ti chiedi come tu abbia fatto a finire tutto il cibo così in fretta. Nei giorni precedenti non ero riuscita a fare la spesa. C'erano così tante cose da fare. Così un pomeriggio mi ritrovai davanti al frigorifero con lo sguardo rivolto ad un vuoto che risuonava. A dire il vero, il frigorifero era stato altrettanto vuoto per tutta la settimana. In qualche modo ero sempre riuscita a mangiare. A ben pensarci, qualche giorno prima i miei genitori erano venuti a trovarmi portandomi del cibo. E il giorno successivo ero stata via ed ero uscita a cena. C'era anche stato il brunch di compleanno di una mia amica. Anche in quella occasione avevo mangiato a sazietà. Mentre riflettevo su cosa avrei mangiato, quel pomeriggio il mio campanello suonò e un'amica mi portò del delizioso sushi. Proprio così. E più ci pensavo, più mi rendevo conto che avevo sempre cibo più che a sufficienza, senza nemmeno dovermene preoccupare. Sì, anche se non avevo nulla di visibile nel mio frigorifero. Anche se in questo periodo sto viaggiando molto e non sempre riesco a fare le cose di tutti i giorni, come la spesa, mi accorgo che Dio provvede a me anche per il mio quotidiano e oggi voglio incoraggiare anche te. Quando dai la tua vita a Dio, Lui vuole darti ciò di cui hai bisogno per vivere. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso, temi il Signore e allontanati dal male. Proverbi 3:5-7. Forse anche tu in questo momento stai guardando il vuoto nella tua vita. Forse non si tratta del frigorifero, ma dei tuoi sogni o qualcosa di cui pensavi di aver bisogno, ma che è svanito. Posso incoraggiarti a partire lo stesso? La Bibbia dice: riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Questo significa devi muoverti per sperimentare questa nuova benedizione. E credimi, Dio vuole riempire il tuo vuoto in modo inaspettato, proprio come ha fatto con me. Quando dai la tua vita a Dio, Dio vuole darti ciò di cui hai bisogno per vivere. Devi muoverti per sperimentare questa nuova benedizione. Grazie di esistere, Deborah.